Mari, mister Michele Filippi, gli chiedo di avvicinarsi alla nostra postazione, gli chiedo di avvicinarsi leggermente a favore delle nostre telecamere. Mister, una partita davvero, possiamo dire, perfetta da parte vostra. Un inizio difficile, 15-20 minuti in cui sembravate in balia un pochino dell'avversario, poi avete preso coraggio nel secondo tempo, io ho detto dominato in telecronaca. No, io vi ringrazio, sì, sono molto contento per la prestazione al di là della vittoria. Penso che durante tutta la partita abbiamo dimostrato di avere un'identità, di avere un'organizzazione, di avere qualità dei giocatori. Forse all'inizio l'abbiamo fatto con non troppa convinzione, con un po' di disagio e paura, però poi dopo il primo tempo abbiamo preso fiducia, avevamo capito che in campo potevamo far bene, che eravamo padroni della partita, che potevamo affondare e far male senza avere nessun tipo di timore nei confronti di un avversario che insomma non ha bisogno di parole, di presentazione da parte mia. Per cui contento per questa vittoria che penso sia veramente una vittoria storica. A volte questo termine viene un po' abusato in certi momenti, però io penso che per una realtà come la Frassinetti fare quello che abbiamo fatto sia veramente una cosa forse di epico. Sono veramente contento per i ragazzi. Senti, dal punto di vista tattico hai lasciato Currelli e Meloni lì a giostrare, poi nel secondo tempo anche nei supplementari li hai spostati a destra perché hai visto che lì potevano incidere. Sì, questo ce l'avevamo detti soprattutto nella fase finale dei 90 minuti e nel corso dei supplementari. Ci siamo accorti che loro probabilmente su quella corsia di sinistra soffrivano un po' la nostra rapidità, la nostra tecnica, le nostre qualità, per cui avevamo deciso di andare a creare superiorità numerica in quella zona del campo. Non l'abbiamo fatto con troppa costanza perché è mancato un po' di lucidità, visto che abbiamo speso molto anche dal punto di vista organico. Però quando l'abbiamo fatto, secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, cioè abbiamo fatto bene e abbiamo fatto male all'avversario. Per cui bravo, bravi ragazzi, qualunque cosa gli dici questi ragazzi lo mettono in campo con dedizione, con perfezione. Per cui certo abbiamo tanto da migliorare, ne siamo consapevoli, però insomma, veramente è stata un'annata, io dico, bella, importante. Non pensavamo di arrivare così lontano in campionato e poi di 12 soddisfazioni così importanti nella Coppa Italia. Senti, una serata interminabile che è il coronamento di una stagione davvero importante e forse anche un altro passettino per la tua carriera che stai facendo, davvero stai procedendo a passi enormi. Sei uno degli allenatori più ben visti nell'ambiente. Io ti chiedo, il tuo futuro è qui alla Frassinetti oppure si parla anche di un possibile arrivo in zona Cagliari? Cosa mi dici a proposito? Dico che innanzitutto io devo ringraziare la Frassinetti per avermi dato questa opportunità di affacciarmi in un ruolo diverso all'interno di questo mondo. Adesso è giusto che insomma è stata una stagione veramente travagliata, si faranno tante riflessioni, compreso il fatto che veramente fare meglio di quello che abbiamo fatto è difficile perché in 3 anni abbiamo fatto una promozione, una salvezza direi tranquilla, un campionato quest'anno di vertice, due trofei portati a casa. Fare meglio è difficile, per cui bisognerà capire se ci sono i presupposti per poter creare delle condizioni per migliorare i risultati ottenuti. Se ci saranno queste condizioni ci sarà possibilità ovviamente di andare avanti. Per quanto concerne il Cagliari, io sono orgoglioso insomma che il mio nome venga accostato a quello del Cagliari, è motivo di orgoglio. Hai già sentito qualcuno lì a società, qualcuno che sta lavorando con te? Sì, vabbè, sì, onestamente sì, ovviamente sì, ci sono stati degli approcci fondamentalmente legati alla volontà di conoscere le persone, ma una cosa che ovviamente non deve necessariamente preludere a niente, per cui io sono contento semplicemente di poter godere della stima di persone che sono all'interno del Cagliari, che se sono all'interno del Cagliari vuol dire che sono competenti, per cui niente, questo mi inorgoglisce, penso che debba inorgoglire anche la Frassinetti. Poi niente, a me piace fare calcio, per cui speriamo di trovare un ambiente migliore per poterlo fare. Se dovessi continuare quello che stiamo facendo con questo gruppo meraviglioso di giocatori che magari andrà ulteriormente rinforzato, io sarò contentissimo. Se poi ci sarà altro, va bene uguale insomma. E allora io ringrazio tantissimo Michele Filippi anche per la sincerità e ovviamente gli faccio i complimenti per questo trionfo, per tutto quello che sta facendo a livello personale e a livello di squadra con la Frassinetti. Lo saluto e lo lascio ai festeggiamenti e va